Ciao Vittorio. Ciao. Se dovessimo raccontare che ci ascolta, che lavoro fai in 30 secondi? Sono 3D artist, cioè mi occupo di post-produzione video per cinema o pubblicità, e in particolare lavoro, se volete, nel mondo della computer grafica. Diciamo che sei marchigiana, sei di Fano, possiamo dire quanti anni hai? Purtroppo 30. Ormai lontano dalla tua città, tu lavori a Milano? Lavoro a Milano, ormai sono a Milano da 7 anni, prima ho studiato a Firenze, quindi effettivamente non vivo più a Fano oramai da un po' di anni. Lontano da casa, dalla tua Fano, dalla tua famiglia, quanto ti ha pesato? Per certe cose abbastanza, soprattutto perché avere insomma le persone che conosco da una vita, che mi conoscono, che mi capiscono, che mi supportano, quello sicuramente è spaventoso, però poi piano piano aiuta a diventare un po' più forti, ecco. E poi è stata una tua scelta, insomma. Sì, assolutamente, volevo fare, diciamo, questo lavoro, comunque lavorare nell'ambito del cinema, e quindi per forza, insomma, dovevo andare dove il lavoro che volevo fare c'era, che in Italia, Roma, Milano, insomma. Una scelta determinata appunto forse da proprio questo grande amore per il cinema. Assolutamente, io amo il cinema da sempre, cinema o serie, insomma tutto ciò che è tra virgolette audiovisivo o raccontare una storia attraverso il video, quello è una cosa che mi ha sempre appassionato sin da piccola, e quindi ho sempre voluto farne parte. Tu ci fai vedere nei film quello che non è reale e lo fai diventare reale. Cosiddetti effetti speciali, qualcosa che non è possibile girare o comunque non esiste, allora noi lo creiamo al computer e poi diciamo lo inseriamo all'interno delle riprese. Tondo un lavoro di squadra il vostro, e la squadra vi ha portato a un grande successo, il Davide di Donatello, per Veloce come il vento. E il fatto di avere comunque un riconoscimento, insomma, degli sforzi e dei sacrifici è sicuramente motivo d'orgoglio. E adesso su cosa stai lavorando? Al momento, parallelamente, lavoriamo sia nel campo pubblicitario che nel campo, diciamo, cinematografico. Al momento stiamo portando avanti una serie di film per gli Stati Uniti, e contemporaneamente invece ci occupiamo anche, abbiamo finito alcune pubblicità per il mercato televisivo italiano. Sei soddisfatta dal punto di vista economico? Nel senso che piano piano inizia tra virgolette ad esserci un compenso, all'inizio c'è tanta gavetta, bisogna fare tanti sacrifici e il compenso economico è troppo, nel senso, visto il mercato, quello che è, insomma, all'inizio bisogna arrangiarsi con quello che si ha. Ecco, piano piano, continuando a lavorare, si cresce, si arriva ad avere un compenso più adeguato. Ecco, è vero anche che è un tipo di lavoro che non ci sono orari fissi, cioè tu puoi lavorare 8 ore, ma ne puoi lavorare anche 10, anche 12, insomma, se sei sotto consegna ti vengono richieste una serie di elasticità, tra virgolette, diciamo così, e quello devi essere disposto a fare. Ma non c'è il rischio di perderti, di vederti lasciare l'Italia? Il mio sogno è quello. Fino ad ora sono stata qui, questo mi ha comunque permesso di crescere. Vorrei andare fuori, soprattutto perché per raggiungere, tra virgolette, livelli più alti o film più importanti, il passo successivo è sicuramente quello, speriamo. Un consiglio a un giovane come te, visto che tu hai lottato per fare quello che vuoi fare? Di essere determinati e soprattutto di impegnarsi tanto. Bisogna fare dei sacrifici, per forza, nessuno ti regala niente, però è vero anche che alla fine ottieni, e impegno 100%, sempre.